Ciao amici, benvenuti in questo video. Ciao a tutti, io sono Otti di Pura Fibra Italiana. In questo video parleremo di un sacco di nuovi aggiornamenti che ci saranno su Fortnite, quindi seguite il video fino alla fine per non perdervi neanche una nuova notizia. Ci sono delle novità assurde, degli eventi assurdi che accadranno su Fortnite, quindi veramente non perdetevi il video. Inoltre devo dirvi una cosa, non ho il capello da 50 centesimi in questo video perché oggi che voi vedrete il video, sia il 3 marzo, è il mio compleanno, quindi direi che potete farmi un regalo. Non so se ce la faremo, ma dobbiamo arrivare a 5.000 commenti di auguri, quindi fate commentare questo video alla nonna, mettete 70 commenti con scritto auguri, cioè dobbiamo arrivare a 5.000 commenti con scritto auguri entro 24 ore, ce la faremo? Non ci credo, vedremo. Detto ciò, io vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella, che è molto importante per non perdersi le novità e le live di questo canale. Detto ciò, buona visione. La Epic Games ha un sacco di novità con la stagione 8, veramente veramente tantissime novità, quindi andiamo a vederle tutte. Ma prima vi ricordo che nello shop, nonostante oggi ci siano proprio schifezze orribili, a parte magari questo piccone e questa skin, cioè le altre mi fanno un po' schifo sinceramente, ma non importa, se volete potete supportarmi come un creatore nello shop col codice OTTIPFI. La prima cosa che vi devo far vedere è questa specie di bug in cui abbiamo incappato io e i miei amici quando stavamo giocando l'altro giorno. Ma che cavolo è? Cioè, c'era questo cannone che continuava a girare all'infinito. Ma beh, non so se a voi è successo, ma chiaramente quando ci sono nuove cose e nuove stagioni ci sono chiaramente anche nuovi bug. E poi abbiamo questa interessantissima immagine che spiega a ogni livello che cosa si sbloccherà riguardante cuore nero. Io ho già espresso la mia strabella preferenza per questa skin qua, diciamo a teschio, e per questo piccone qua, che sono veramente veramente fantastici. Però bene o male con questa immagine potete capire quando sbloccherete che cosa. Ditemi voi se vi piace questa skin, a me piace un sacco la sua versione teschio. Inoltre è stato annunciato una nuova versione del fucile di fanteria, che probabilmente vedremo in versione oro e viola. Chissà come sarà questo nuovo fucile di fanteria, se sfrutterà proprio la stessa meccanica identica o se sarà un pochino differente. Probabilmente sì, sicuramente farà più danno e già fa tanto danno. Probabilmente nella sua versione leggendaria con un headshot facciamo 100 di danno, molto probabilmente, il che non è niente male. E poi nella sua versione normale farà 50 di danno, quindi comunque 50 di danno, voglio dire, in 4 colpi buttate a terra un nemico. Ma ora andiamo alle cose scottanti, alle cose molto scottanti, quelli che sono i van che sono stati trovati un po' dappertutto, diciamo, nei file di gioco. Infatti, come succede su Apex, anche su Fortnite, da un po' di tempo si stava pensando alla possibilità di far tornare in vita coloro che sono i compagni che sono morti definitivamente. Cioè, sai, no, quando finite a terra, qualcuno vi ammazza, ecco, voi non potete più tornare in vita e vi annoiate tutto il tempo. Invece l'Epic Games sta cercando di risolvere questo problema, infatti verranno aggiunti questi camioncini qua. Non si sa se sarà come al solito, che l'Epic fa una modalità di prova dove li inserisce per un tot di tempo per provare questa nuova funzionalità, o se l'Epic si butterà direttamente dicendo sì, ci fidiamo di questa cosa, facciamola andare, vediamo, speriamo che piaccia a tutti. Non, di per sé non è una cosa brutta, vi spiego come funzionerà. Ogni volta che un vostro compagno morirà a terra, dropperà una specie di scheda, che sarà questa scheda qua. Questa immagine è stata presa nei file di gioco. Questa scheda qua, una volta raccolta, potrete andare a questi camioncini per riportare in vita i vostri compagni, che torneranno con 100 di vita da un bus che passerà, ma non avranno niente di loot, dovranno rilootare o voi dovrete dargli qualcosa. Quindi ci sta come cosa, comunque sempre meglio di niente, voglio dire. Anche su Apex funziona così, ci sono già diverse immagini, questi camioncini si troveranno in punti diversi della mappa e probabilmente verranno anche segnati sulla mappa, anche perché una volta che fate tornare in vita un vostro compagno il camioncino si disattiverà / andrà via. Molto probabilmente questo succederà, insomma, con queste cose. E secondo me è una cosa fighissima, perché veramente ogni volta che muori, magari all'inizio perché il nemico ha trovato un pompa e tu non l'hai trovato,
trovato, è brutto dover sempre aspettare che i compagni finiscano, oppure che insomma dover riandare tutti nella lobby, eccetera eccetera. Con questa cosa è molto bello, perché si potrà far tornare in vita un proprio compagno che purtroppo è morto in qualsiasi situazione. Non so appunto se sarà temporaneo o no, fatemi sapere voi cosa ne pensate di queste cose per tornare in vita. Molto bello secondo me. Infatti già nei file di gioco troviamo Second Chance Vanny, Second Chance Card Pickup. Quello che però mi sto chiedendo in questo momento è: su Apex puoi far tornare in vita un tuo amico all'infinito finché ci sono navicelle che gli permettono di far tornare in vita. Come funzionerà su Fortnite? Sarà possibile far tornare in vita un compagno all'infinito o sarà semplicemente una volta e basta, cioè una second chance e basta? Chi lo sa, lo vedremo come agirà la Epic Games per tutto ciò. Ma poi veniamo a quello che è l'evento tesoro. Io qua ho fatto uno screen, si vede malissimo, lo so, state tranquilli, però l'importante è il contenuto, anche perché cosa ve ne frega di tutte le cose scritte qua. Allora, quello che è stato trovato nei file di gioco sono un sacco di cose strane, ossia un tesoro che abbiamo visto nella sua forma sia chiusa che aperta, una vanga e un tot di terra, diciamo, spostata, no? Sapete quando scavate, poi fate il mucchietto di terra. Allora, che cosa significa questo? Anche io ho dato un'occhiata comunque alle varie cose qua. Secondo me sarà una cosa tipo il prigioniero. Il prigioniero, per sbloccare le sue quattro fasi, bisognava fare delle cose un po' particolari che non sono mai state viste prima. Ossia, bisognava andare a raccogliere una chiave, bisognava accendere un falò e poi bisognava, diciamo, recarsi in un punto specifico. Chissà che magari anche in questo Battle Pass ci sia qualcosa del genere, qualche evento del genere, dove i giocatori dovranno trovare la vanga, trovare il punto del tesoro e poi andare lì a scavare per trovare il tesoro che gli permetterà di sbloccare qualcosa, magari qualche skin, magari qualcosa, chi lo sa. La mappa del tesoro, che è stata sempre leakata, ci mostra già che il tesoro si trova vicino al vulcano, da queste parti qua, dove c'erano una volta i container. Vedremo quando questo evento verrà implementato, diciamo, all'interno di Fortnite. E ancora non si hanno notizie per quello che è il bunker, che è sempre chiuso ed è sempre lì. Bosco Blatterante è sparito, ma quel bunker non sparirà mai. Vedremo se nella prossima stagione avremo a che fare con questo bunker, ma secondo me ormai è un troll della Epic Games. Sì, ormai la penso proprio così. Per finire vediamo quelle che sono le skin che verranno aggiunte all'interno di questa season. Allora, partiamo da Choppa, che è questo specie di elicottero. Purtroppo, raga, non è che si può vedere in versione gigante, però mi sembra molto carino. Iconic, che è la skin che verrà data, ho già fatto un video appunto che spiega come ottenerlo, semplicemente Sun Wings, ali, un back bling insomma con le ali dorate, non so a che personaggio verrà assegnato, però insomma ci sono. Bandolette, che è la versione femminile di bandoliera maschile e che è una skin fighissima che assolutamente shopperò. Carbon Commando, che è questo tizio qua con la testa tipo appunto da sergente segreto, non lo so, con anche il carbon pack che è lo zaino. Poi abbiamo il ballo Fandangle, che non so cosa sia, non so come faccia perché purtroppo non si può vedere. Gold Digger, che è un piccone appunto di una vanga d'oro. Hypernova, che è un'altra skin in stile Carbon Commando, probabilmente usciranno nello shop lo stesso giorno tutte e due insieme, e con l'oscilloscopio che è il suo zaino. Poi abbiamo Instinct. Instinct è la versione femminile della skin che ho io, che è la skin, diciamo, della scheda video Nvidia. Non si sa se questa skin verrà data a coloro che compreranno le nuove schede Nvidia 2080X, eccetera, 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 oppure se sarà una skin acquistabile nello shop, cosa che non penso. Comunque, ragazzi, io ho già fatto un video che spiega come ottenere la skin, questa qui, senza dover shoppare la scheda video. Se volete, ve lo lascio nelle schede in descrizione in modo che possiate visualizzarlo. Longhorn, un altro piccone, poi Mesmer, che come skin mi piace parecchio, devo dire, è molto figa come skin, con questo verde, questo, cioè molto semplice ma efficace, in stile azteco. Poi abbiamo Scenario, che è un altro balletto che però non possiamo sapere, e Sunbird. Sunbird è una skin di una tizia in leggings con questo, appunto, con questo vestito arancione. Anche questa mi piace, tranne per i capelli verdi, la shopperei, ed è in stile sia con maschera che senza, questo si sa per certo. E c'è anche Sunrise, che è il suo deltaplano. Poi abbiamo un'altra skin bellissima, Hey Sid. Questa skin non è molto, ma è un lavoro onesto e la shopperò tutta la vita, anche perché costa solo 800 V-Bucks, quindi un bel contadino, mi piace troppo, col cappellino di paglia. Questa sarà proprio una delle skin che userò di più in assoluto, perché cavolo, non perché sia la mia preferita, ma diamine, con questa, voglio dire, col cappello non si può scherzare.
e anche addirittura Munition Measure. Mi piace tantissimo questa skin, che penso che Tfue si shopperà e userà sempre, perché comunque è una bella bella skin di Giorgino default, però in versione più militare. Poi abbiamo anche la versione femminile di Sunflower, quindi comunque un bel po' di skin. Devo dire che Munition Measure, Acid e Mesmer e Bandolette me le shopperò sicuro, sicuro. Ancora una volta vi ricordo che se volete potete supportarmi nello shop col codice creatore OTPFI. E detto ciò, io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao!